Eccoci, buonasera a tutti. Vai Luigi. Buonasera a tutti, buonasera a tutti e grazie di essere venuti al nostro secondo appuntamento, The Orange Live Show in France. In France perché anche questa sera abbiamo invitato una serie di amici per i quali spero vi farà piacere il coinvolgimento, che ci aiuteranno a passare qualche minuto in serenità, in distrazione, in questo momento di clausura forzata. Parlando un po' degli argomenti che ci stanno a cuore, il Lego o comunque un po' la cultura nerd in generale. Anche stasera, se vedete, ho fatto dei cambiamenti sul desktop, sullo sfondo della mia stanza, poi magari dopo capirete perché, ma i più attenti probabilmente l'hanno già anche un po' capito cosa ci attende della serata. Chiaramente ricordo a tutti che chi volesse partecipare, intervenire al live ce lo può far sapere, a noi ci fa molto piacere, anche per cambiare un po' i volti. Io oggi, per cambiare un po' il mio, mi sono un po' camuffato a tema, cioè un po' soffoco, ma insomma è un problema mio. E quindi insomma siamo qua proprio per fare due chiacchiere, comincio già a vedere un po' di pioggia di commenti sulla chatbot, questo mi fa piacere. Serata interattiva, scrivete pure, non offendetemi, perlomeno non troppo, intanto vi voglio bene uguale. E anche stasera avremo da presentare un po' di mock, perché questo periodo di clausura forzata, comunque su alcuni, è un periodo di grande produttività, è un periodo, diciamo, di grande creatività, anche un po' per passare il tempo e anche un po' per non pensare ai problemi, insomma, alle rogne che comunque ci vengono ricordate puntualmente accendendo anche semplicemente la televisione. Anche questa settimana, soprattutto questi ultimi giorni, sono stati molto ricchi di novità a Lego, alcune aspettate, alcune inaspettate. Si sono già scatenati diversi flame sull'argomento, di chi, diciamo, ama certi nuovi set, di chi invece non li ama, di chi li compra, di chi non li compra, di chi li compra ma non li piacciono, eccetera, eccetera, eccetera. Tra l'altro sul nostro sito ci sono già un po' di articoli. Abbiamo lanciato anche un pochino di alcuni sondaggi in tal senso, se vi interessa, volete partecipare, giusto per avere un po' il mood, la sensazione di che successo avranno questi set. Detto questo, io passerei la parola agli altri amici che ci accompagneranno con questa serata e quindi niente, cominciamo pure. Allora direi di presentare il primo ospite. The first one. Aspetta, Vado? aspetta, aspetta, che per educazione mi levo gli occhiali, Beh, la mascherina. mi sembra che il marchio della testina e del Vuttana sia ormai quasi internazionale Mamma mia. e quindi con una delle più brutte presentazioni che ha mai avuto Robirani, eccolo che si mostrerà in video appena riesco a capire come si fa. E voilà. Prego, Robi. Ciao a Ciao a te. tutti, grazie Ciao per Robby, questo buonasera. invito. Ciao ragazzi, ciao, grazie mille per questo invito. È una delle cose più divertenti e belle, secondo me, sta cosa che ci si ritrovi online in multischermo. È una cosa che mi capita abbastanza spesso con amici, in diretta o non in diretta. È una delle cose che mi ricorderò positive di questo periodo terrificante e molto triste. E invece questo mi rimarrà nel cuore, per cui grazie e grazie per questo invito. Ma grazie a te perché sono praticamente ti vedo in streaming più praticamente ogni giorno della settimana con tutte le tue varie attività tra Bricknauts, tra tutti i vari esperimenti che fai di improvvisazione teatrale. Ho visto che sei veramente una delle persone più ricercate da questo punto di vista, probabilmente perché comunque in tanti aspettano un tuo commento e aspettano anche una tua idea per quanto riguarda un po' sia la situazione e quello che un po' sta succedendo. Noi chiaramente la prendiamo molto in maniera molto molto più leggera e di conseguenza partiamo subito con un po' di flame e ti volevo un attimo chiedere cosa ne pensavi del nuovo set UCS da 18 anni e più.
Stiamo parlando dell'Awing UCS presentato ieri sera alle 10, giusto? Esatto. Esatto. E, bah, cosa penso? Innanzitutto, alleluia, che LEGO ha unito il brand Star Wars con un set inedito, un set che era già stato visto in versione UCS Mock, quella figata realizzata da Anio. Io trovo che questo sia un po' più bello di quello di Anio, anche se quello di Anio è effettivamente una bella slappa. Era ora, sono anni che io mi chiedo: ma come mai non hanno ancora fatto una Wing? Ma come mai non hanno ancora fatto una Wing? Ma come mai, cazzo, hanno fatto? E adesso finalmente è uscito. I rumors risalgono più o meno 2 settimane fa. Io mi diverto sempre in questo gioco dei rumor perché non sbagliano mai. Non ricordo un rumor che mi sia arrivato all'orecchio e che sia stato sbagliato, mai. Per cui diciamo che appena mi è stato detto: oh, sai che forse fanno l'UCS, ho detto: perfetto, il prossimo set del 4 maggio del 2020 sarà l'UCS a Wing. Per cui non bisogna essere dei profeti Nostradamus. Sono abbastanza prevedibili per queste cose qui. Trovo che sia molto bello, è anche bello grande, 42 centimetri di ABS, bello ciccione, mi sembra anche molto accurato. Mi sembra che ci sia un pezzo nuovo che è il cockpit, che è un pezzo unico molto figo. Mi fa sempre pensare che appena esce un pezzo tipo questo si aprirà un po' un cancello per quello che riguarda i veicoli, le macchine, le auto, gli aerei e via dicendo. Per cui mi piace sempre questa possibilità per i mockers, che io invidio sempre moltissimo perché non sono in grado di fare quello che fanno loro. Per cui insomma ci sarà la possibilità di vedere altre figate sempre più accurate e tanto legose. Per cui per me. Se permette, a me mi ha colpito tanto il fatto che ci sia proprio scritto esplicitamente 18 e più. Questa è una cosa che mi ha reso un po', mi ha fatto capire che forse Lego sta proprio cercando qualcosa, l'aveva diciamo già affermato, era già stato un po' anticipato, Con gli però nel elmi, senso se non ricordo male, sì, giusto? con gli elmi. Con i 3 elmi. Sì. E quindi questa cosa qui a me mi ha un po' stupito, però diciamo che mi sembra che la parte nostra del fandom è stata abbastanza colpita e molto piacevolmente sorpresa da questa uscita, e forse in tanti aspettavano il famoso risultato di quel sondaggio che era uscito un po' di tempo fa e che invece ci hanno fatto a noi scegliere un po' il set che volevamo, però poi alla fine ci hanno sorpreso con questo. Probabilmente quell'altro Ma sarà. io non me l'aspettavo per maggio, perché se non ricordo male, correggimi se sbaglio, la scadenza del sondaggio era 31 gennaio, se non Mi ricordo sembra anche a male, me 31 gennaio, sì. giusto? E voi sapete molto meglio di me che per progettare un set, LEGO ci mette parecchio. Ricordo che la caserma della polizia ci voleva un anno di progettazione. Adesso, secondo me, lì ingrandiscono un po', aumentano. Però immagino che per progettare un set così non bastino 3-4 mesi. Per cui mi aspetto che questo purtroppo, perché io non sono stato molto contento del risultato, che questo Republic Gunship uscirà nello slot dedicato al settone annuale, per cui parliamo di settembre-ottobre, se non ricordo male, come il Falcon, come la Senti, Death Star, e come tutto il resto. per non ammorbare tutti i nostri fan di Star Wars, che qui sono moltissimi, questo lo sappiamo, direi che però voglio porre anche l'attenzione su una cosa che diciamo nella nostra chat, quella del LUG, sai che noi siamo un LEGO User Group, siamo un gruppo riconosciuto da LEGO Danimarca e abbiamo una nostra chattina con tutti un po' e siamo tutti lì e quando escono questi set noi ne parliamo sempre abbastanza e anche abbastanza in maniera abbastanza feroce, sempre in toni, diciamo, in toni tranquilli, però siamo un po'. E quest'altro set che adesso ti farò vedere ha veramente diviso un po' eccolo qua. Ha veramente diviso la nostra platea, nel senso c'è qualcuno che la ama e qualcuna che la odia come se non ci fosse un domani. Quindi, cosa ne pensi di questo nuovo Technic Ducati Panigale? Allora, faccio una piccola premessa. È un giocattolo marcato Ducati, e sappiamo benissimo che Ducati è una delle case più seguite dai fan, più fidelizzate, un po' come il brand di Star Wars, cioè il fandom della Ducati è assolutamente bonariamente terrificante. Sono molto gelosi, sono molto incentrati solo sul loro brand.
conosco pochi ducatisti hardcore che dicono figata anche l'Harley Davidson, figata anche quello, no, Ducati e basta, fine, tutto lì. Per cui bisogna anche fare questa premessa. Non ho ancora, ho qualche amico ducatista, non l'ho ancora sentito. Io voglio dire, secondo me se una cosa è bella, punto. Questo set è bello, non c'è un cazzo da fare. Che poi, che, cioè, veramente faccio fatica a credere che un essere umano veda un set Lego come questo e dica che brutto. No, mi dispiace, ma no. È come dire, la Falchi ha 30 anni, eh sì, però c'ha quel neo lì che non ci sta, non mi piace, che schifo, fa cagare. No, l'Anna Falchi è una gnocca, che poi, voglio dire, ti può non piacere, ti può piacere, ma comunque è innegabilmente una bella donna. Questo set, secondo me, è bello, punto. Faccio fatica, cioè, magari uno lo può criticare perché, che so, non ha il parafango o perché con questa solita... con questa solita manfrina che però un po' comprendo del fatto che ma la Lego si para il culo, scusate sempre i termini, io sono un po' troppo diretto, facendo i nuovi pezzi che sono i cerchi, sono capaci tutti, e poi fa la gommassa dietro invece che, insomma, il cupolino, tutte queste robe qua lo comprendo, però siamo nel 2020, ci stiamo evolvendo, la Lego sta facendo un sacco di pezzi nuovi, in ogni set che esce più o meno c'è un bel pezzo nuovo. Io penso solo che appena vedo un pezzo nuovo, anche se è così dettagliato, la prima cosa che ho pensato è: cazzo, freni a disco, devo farmi una scorta per metterli in tutti i miei modelli di moto, cioè fighissima, no? Beh, ma questo l'hanno pensato tutti, guarda, veramente l'hanno pensato. No, ma la cosa che diciamo, noi abbiamo anche tanti ragazzi che fanno vintage, quindi siamo proprio un gruppo di, e molti, diciamo, vedono che questo lato, diciamo, di Lego li sta, questo lato che tende comunque a fare pezzi sempre specifici, pezzi sempre pronti per qualsiasi esigenza, snatura un po' l'ambito Lego, nel senso il vecchio mattoncino. Quindi qualcuno di questi diceva: beh, io ora, se si continua così, va a finire che tanto non compro più un set, compro il gioco con i miei ruzzini. Però capisco che, cioè, io ad esempio, io questa moto assolutamente mi piace, come mi è piaciuta la precedente BMW, non ne ho, fra l'altro ne ho due, quindi proprio perché una me la sono fatta con la versione B. Quindi è questo che, però diciamo che nella discussione nostra c'è stato un po' proprio diviso, no? E abbiamo fatto anche, mi sembra, un sondaggio su Facebook, sulla nostra pagina, e anche lì il sondaggio non mi sembra che abbia avuto un po' un esito molto più o meno simile, quindi siamo sempre sul, vediamo un attimo, vediamo un secondo, dove cavolo è il sondaggio? Lucio, dove l'hai messo? Lucio, dove me l'hai messo il sondaggio? Eccolo qua. Bella, ma non la prenderò. Bella, la prenderò. Non mi piace, la prenderò. Forse la prenderò. E siamo, insomma, a un 12-8. Insomma, questo è da un'oretta, da un paio d'ore che c'è, insomma, da 9 ore. Quindi magari c'è ancora un po'. Però, in tanti, insomma, questo è un set abbastanza, che ha lasciato un po', secondo me, però... secondo me è dovuto anche al fatto che siamo in casa, questo non lo nego, Ma sì, son d'accordo. Prima dicevo che una parte di me capisce questa cosa del vecchio fan, nel senso di buono, no? Nel vecchio Huffle che soffre nel vedere questi pezzi tondi, queste ruote, questi freni a disco che in realtà di Lego hanno poco, perché sono cresciuti con la concezione che il Lego è un mattoncino, punto e basta, no? Va bene, lo comprendo, però, e non c'entra con Lego, ma c'entra con un modo di vivere, di vedere le cose generale su qualsiasi cosa. Io, se devo scegliere, preferisco guardare avanti, cioè non è che la Lego da 3.000 pezzi, dico numero a caso, è sceso a 2.000 pezzi e poi pian piano arriva a 10 pezzi. Sta salendo col numero di pezzi, per cui certo, non è che i mattoncini non ci sono più. Ci sono molti, molti, molti più pezzi con cui si possono fare molte, molte più cose, con cui i mille, mille artisti, che ormai io li definisco artisti a tutto tondo, e in Italia ne abbiamo una valangata. Mi hai dato un aggancio che fra un po' mi tornerà molto utile parlando di artisti. Comunque, scusami se ti ho interrotto. No, è una scelta. Se uno vuole rimanere fossilizzato al vecchio modo Lego, al vecchio gioco del Lego, e decide di non comprarne più, è libero di farlo. Io non lo critico, lo comprendo.
a livello di mentalità, soprattutto in questo periodo, in questo mondo che sta cambiando per forza di cose, io preferisco chi se ne frega, cioè sono sempre positivo. Quando vedo una cosa, cerco di vedere sempre il lato positivo. Nella 500 ci sono certe parti che non mi piacciono, certe altre che mi piacciono. Prima noto quelle che mi piacciono, cioè, e poi dopo. Ma io penso, cioè io ho notato che comunque da quando insomma abbiamo preso un po' e seguiamo un po' più attentamente questo mercato, ho notato che c'è stata proprio una grossa attenzione verso un pubblico un pochino diverso, un po' più maturo. Quindi questa è una cosa che, e anche l'ego stessa dice proprio, adesso vi stiamo dando un po' più d'attenzione voi AFOL, ovvero voi appassionati, perché finora insomma non c'era, poi siamo sempre considerati sempre un gioco considerato per bambini, però è vero che però poi a un certo punto un certo lato un po' collezionistico e un po', vabbè, a parte te sei un grandissimo collezionista, lo vediamo da quello che c'hai alle tue spalle, però resta il fatto che veramente io penso che una costruzione come questa, come quella, sia proprio per noi, per ragazzi un po' più adulti. Ma speriamo che se ne accorga anche la Lucasfilm, ecco, di questa cosa. insomma, mi fa piacere che ci sia arrivata la Lego. Vabbè, qui volevo un attimo fare questa sorta di punzecchiatura, perché la Lego ha capito che alcuni giochi li compriamo noi, anche perché ormai un Falcon da 800 euro, lo voglio vedere, ragazzino di 13 anni, mamma, comprami il Falcon, sì. A meno che non si chiami Berlusconi di cognome, è un po' difficile. Che lo compri. Per cui hanno capito che il target Lego è sia per i ragazzini, sia per gli adulti. Certo. E Star Wars, che è il primo brand che comincia a fare i set 18 più, come dicevi tu prima, esatto, che è una novità assoluta, ma in realtà non cambia nulla. No, a livello pratico no. Ecco, con le scatole molto più eleganti, nere, senza cercare, no, un colore che possa attirare l'occhio. No, una scatola nera, fighissima, col modello 18 più, tanto l'adulto non sta a guardare se la scatola è bella, compra quello che è, no? Mi sono fatto questa idea qua. Sì. Mi fa piacere che la Lego se ne sia accorta. La faccio veloce, perché sennò ci sarebbero delle ore. Ma senza dubbio mi piacerebbe che anche Lucasfilm capisse che visto gli ultimi disastri online su tutta la saga, insomma, forse fare i film con un occhio un po' più adulto, tipo Rogue One, che nessuno si aspettava, ecco, potrebbe essere la strada giusta. Vedi The Mandalorian, e probabilmente lo stanno capendo anche adesso, e sono convinto che sia Cassian che Obi-Wan avranno un altro tono, che è quello un po' più per adulti, ecco. Beh, speriamo un po', d'altronde, considerando anche che l'uscita di Disney Plus ha veramente dato una grande spinta per questa cosa, perché comunque sicuramente c'è stato un grosso interesse anche per un pubblico un po' diverso, quindi tanti di quelli che non avevano ancora visto, che non avranno visto tutti i film della saga Star Wars, li riguarderanno alla grande. Quindi anche per noi appassionati Lego, sicuramente appassionati di Lego Star Wars, subiremo positivamente questo rientro di immagine, perché io penso che qualche bel set in più ci sarà. Vediamo. Già negli ultimi anni, secondo me, a livello di Star Wars, a livello di bellezza set, hanno sbagliato molto poco. Non ho in mente dei set brutti o strutturati male o non giocabili. Il problema adesso è che si deve un po' riprendere. Un paio di set, quelli per bambini, con spara il proiettolino, no, quello. Okay, vabbè, no. mi riferivo... parlavo di altro. Appena l'ho detto, ho subito pensato a quelli... va bene. No, però, per esempio, per dire, insomma, questo qui, per quanto sia... Madonna, non ci sta più un cazzo qua a casa di tutto... Per quanto sia, questo qui è un gioco, è un giocattolino, tutto quello che volete, ma il set è bellissimo. Sì, è bello da montare, è bello da vedere, è proprio un bel set, no? Sì. Per cui, che dire, speriamo continui così. Speriamo che sia così. Senti, io ho piacere di tenerti ancora un altro po' legato a queste belle cuffie verdi, quindi se c'è ancora un po' di tempo per stare con noi, ti pregherei di stare a sentirci un po', e chiaramente intervieni se ne senti necessità farlo pure. Intanto passo la parola a Jonathan, ti saluto, ti ringrazio per ora per la chiacchierata, come sempre è un piacere, e quindi niente, Jonathan, quando vuoi. Ciao, buonasera. Ci siamo? Sì, ci siamo. Vai. Ciao, buonasera.
Allora, inizio la serata come sempre. Ricordo a tutte le persone di andare a votare perché stasera facciamo la premiazione per il nostro contest interno mensile che, ricordo, aveva il tema lore, come tema l'horror. Vi metterò in chat, nella nostra chat subito il link per andare a votare. E il link ci si accede solo dopo aver ovviamente accettato i cookie e aver fatto il login sulla nostra pagina. Lo troverete adesso subito nella chat ufficiale. Eccoli qua. Mentre adesso Fabio, ma abbiamo è tutto a posto? Che senso? Sì, perché? L'ospite. What? Devo presentare, L'ospite, scusa. l'ospite, l'ospite, vediamo se il nostro ospite c'è sempre, il nostro ospite non c'è più. Chi? No, è un altro ospite e quindi tornando. Scomparso l'ospite. È scomparso l'ospite, vabbè, facciamo una piccola ospitata finché lui non torna, vediamo un po' se ritorna. Direi magari di passare la parola Eccolo. Passiamo magari alla prossima persona, poi presentiamo l'ospite Va successivo. bene, vai, presentiamo l'ospite Abbiamo all'inizio di successivo. tempo, Allora vado era io. lontano questo ospite, quindi la connessione arriva piano. Va bene, ok, perfetto. Allora, Matteo, prego. Allora, buonasera a tutti, eccoci qua per la seconda puntata. E come avrete visto sui nostri social, oggi siamo usciti con finalmente la pubblicazione del documentario fatto da Alex sul PBA, sul Pisa Precard. E quindi quale migliore occasione per poter parlare con Alex e quindi fare una piccola intervista con lui sul documentario e su quello che ha creato. Ciao Alex. Ciao. Benvenuto e allora io innanzitutto volevo farti i complimenti per il documento perché è davvero molto bello e mi ha fatto rivivere molti momenti della preparazione e, e durante il PBA. E quindi volevo sapere esattamente dal tuo punto di vista quanto lavoro ci sia dietro in realtà le riprese e prima di arrivare a quel giorno lì dove accendi e pigi il tasto rec sulla tua macchina da presa. Beh, ecco, essendo un evento su cui non ho io il controllo, come se fosse ad esempio un cortometraggio, molte cose non le posso pianificare, però posso cercare più o meno di farmi una scaletta di quello che ho intenzione di riprendere e poi di riprenderlo all'evento. Quindi sono partito più o meno 2 o 3 settimane prima del PBA, facendo una scaletta di chi intervistare, e cosa chiedere, e cosa più o meno volevo mettere nel documentario. E poi lì sull'evento ho cercato di fare le riprese che volevo fare nei momenti più opportuni. Poi chiaramente, essendo un evento che non puoi prevedere in tutto e per tutto, alcune cose vengono un po' improvvisate, quello è normale. Certo, immagino. Ma ecco, te hai, quando ti sei preparato, hai studiato ogni singola ripresa, tipo, so che, perché più o meno gli eventi li sai, hai già partecipato, quindi sai che farai una ripresa mentre fanno i tavoli, mentre ci sono gli espositori che arrivano, o poi quando sei arrivato sul momento, in realtà il tuo piano sei andato più a braccio a vedere quello che poi succedeva o gli imprevisti, insomma, queste cose qua. Le riprese per gli intervistati sono state pianificate chiaramente perché quelle lì sapevo già da prima che le volevo fare, quindi mi sono accordato con chi volevo che parlasse in camera e le ho studiate un po' prima. Quasi tutto il resto invece non dico che è stato improvvisato, però cioè, ho sempre tenuto la camera in mano e dall'inizio dell'evento fino alla fine, come avete visto anche voi, sono sempre stato a riprendere qualsiasi cosa. Tant'è che sono arrivato a fine evento che avevo qualcosa come 90 giga di video in totale. Erano Faccia. tantissimi. Beh, diciamo che Generalmente non ti sei sprecato, Alessandro. no, assolutamente. In questi casi poi chiaramente non puoi usare tutte le riprese perché te ne fai tante perché non sai cosa può essere buono e cosa no, però solo una parte ne verranno utilizzate alla fine. Tant'è che ho cancellato tipo il 40%, 50%
di tutte le riprese per fare il documentario. Ah, ecco, ma te hai dovuto, praticamente in post-produzione hai fatto un lavoro abnorme, Sì, ho dovuto perché... inizialmente ho dovuto visualizzare ogni singola clip e vedere cosa c'era di buono in quale era completamente da scartare, quale era molto buona. E dopodiché ho cercato di prendere le migliori e ho cercato di creare la storia più o meno dandogli un ordine sensato per quello che volevo raccontare. Ok, ma siccome io ti conosco un po', sicuramente saranno venuti fuori qualche meme o qualche foto, qualche screen di momenti abbastanza particolari. Beh, se consideri che in un video di questo genere ci sono 25 fotogrammi ad ogni secondo e che durante un montaggio del genere devi mettere in pausa tante volte per fare il montaggio, ogni volta che mettevi in pausa, mettiamo 9 volte su 10, usciva fuori una faccia da meme a qualcuno. Quindi per E quindi fare delle pause ogni tanto facevo gli screen e facevo dei meme. E infatti, non so se Fabio sta mandando No, alcuni dei eccolo, eccolo. meme. Allora, vediamo, facciamo subito il primo, che comunque questo un po' racchiude un po' l'idea di Matteo, in proprio. Io non lo vedo perché sono in ritardo su Twitch. Aspetta. Bene. Eccellente, tutto procede secondo piani. Ok. Va bene, ma abbiamo anche Vabbè, un ottimo Jonathan. Ah, che col suo fascino, col suo sguardo fascinoso, ma non può nemmeno mancare anche il nostro ambassador. Che Dio, sta un po'. Stanotte hanno dormito per nulla. il che è vero anche, è vero Luigi? C'hai l'audio chiuso? Era Ok. proprio vero, esatto. Hai Ma beccato questi l'apice. sono solo alcuni. Alcuni, infatti, perché mi sono arrivati altri, ma diciamo che sono in fascia protetta e quindi non possiamo andare su quelli. Però sicuramente è stato un bellissimo lavoro, un grandissimo lavoro. So che hai in progetto anche di fare la traduzione e quindi il doppiaggio in inglese, oltre che Sì, i chiaramente è sottotitoli. finita la quarantena perché adesso è un po' più complicato, però sì. Però se aspettate un attimo, vi faccio vedere una parte del video che ha preparato. Lego. Tutti noi ci abbiamo giocato almeno una volta nella vita. Vai. Spesso in Bene, pausa questo mentre diciamo giocavamo è a videogiochi, il video improvvisamente sparavo un colpo di pistola sottotitolato e mi sempre ritrovavo da subito davanti ai Alessandro. massimi difensori E dell'Unione praticamente Sovietica. ha Avevo fatto anche questo lo visto potete che c'era trovare, una diciamo, possibilità di anche sulla ricostruire nostra il pagina mondo YouTube. E quindi, nel caso volete un po' divulgare collegando Lego questa con il cosa, mondo con reale, grande piacere, utilizzando la forza sappiate del che c'è gioco anche questa all'interno cosa della qua. settima edizione. Il Peter Ricard si svolge dal tablet. E niente, io ho un'ultima domanda che classica che facciamo durante questi live. Ed è la domanda penso più importante. Ora, già che ci siamo, perché mi sa che a Roby non è stata fatta, quindi la Già. faccio prima Alex, ma riguarda anche Roby. Un aggettivo o una frase che possa descrivere il nostro Fabio? Fabio è un boss. Qual Sì. boss delle torte? è l'aggettivo migliore? Fabio è un boss. Roby? Patacca, è un Patacca. patacca, è un patacca. Condivido. Grazie, Ok, grazie Alex per il tuo video e per insomma questa chiacchierata. Ora direi grazie a che voi. possiamo provare con l'ospite di Jonathan o si va su. Proviamo con l'ospite di Jonathan. Comunque, diciamo che preferisco. Allora, Si va con purtroppo. Luigi. Sì, no. Allora, l'ospite di Jonathan, purtroppo, in questo momento veramente ha delle grosse difficoltà di connettività. Quindi, lo so che è Pur una essendo a cosa. Milano. Non è a Milano lui, è in questo momento è Ah, non fuori. è a Milano. E quindi io preferirei magari fare una piccola chiamata tanto per far sentire la presenza e intanto darei la parola a Jonathan così almeno riesce a dire qualcosa. Va bene, Jonathan? Eccoci, praticamente volevo introdurvi questo, cioè quello che doveva essere l'ospite, vediamo se Fabio riesce subito a ripristinare il collegamento. Vediamo un po', Luca, ci sei? Allora, comunque... Sì, ci sono.
Ok, abbiamo l'audio perlomeno. Ok, va bene. Allora, l'ospite che vi presento aveva detto bene prima Fabio che è un artista, anzi direi più un architetto, perché viste le sue mock, ecco, insomma, una in particolare ce l'abbiamo, diciamo, un po' in casa. L'ospite in questione è Luca Petraglia. Vediamo se perlomeno se si riesce. Luca, ci sei? Ce l'abbiamo? Luca? Luca? Abbiamo perso anche Luca? No, No. è Allora, magari, intanto regia, Allora, mi scusate, sì. porti con la presentazione delle sue mock. Lui, come sapete, ha già creato queste mock enormi, tra cui appunto la nostra torre di Pisa è stata progettata da lui, la torre di Giotto, che è stata portata ad esempio a Skerbeck, l'abbiamo montata insieme, è stato, diciamo, un vanto della fiera. Infatti era, diciamo, una cosa che spiccava notevolmente nel mezzo al salone dello Skerbeck Faun Weekend di 2 anni fa. Tra l'altro, è stata con Luca, abbiamo un piccolo aneddoto: abbiamo fatto 24 ore di camper insieme, è stata letteralmente l'odissea prima di arrivare. Siamo arrivati lì che non avevamo dormito, non Aspetta, avevamo aspetta, aspetta, che niente, forse siamo Luca ce arrivati lì in l'abbiamo. Danimarca, però è passato tutto in quel momento lì quando siamo arrivati alla Lego House, quindi insomma solo ricordi Jonathan. felici di questo. Jonathan. Come? Jonathan, c'è anche Luca, eh? Purtroppo ce Ci l'abbiamo siamo. in telefono, però vabbè, meglio di niente. Ok, Ciao. allora, direi di partire con due domande che appunto per Luca, che abbiamo visto, ha presentato una nuova mock che è un modulare. Vediamo, Fabio, se puoi, eccolo là. Luca, da cosa sei stato ispirato per realizzare questo modulare? Questo modulare, diciamo, mi sono ispirato un po' all'architettura neoclassica, quindi ho voluto appunto, sono partito dagli elementi come le colonne e i capitelli, poi da lì ho preso spunto un po' dai modulari, quelli classici Lego, quindi ho voluto ricreare l'angolo e poi vabbè, la scelta del colore è fatta il bianco perché è il colore che utilizzo di più e conosco a memoria tutte le referenze che ci sono e basta, questo è poi il risultato finale, ecco. Capisco. Come mai hai scelto di fare un modulare rispetto ad altre mock? Generalmente tu fai mock di architetture, di edifici famosi, ecco. Questa volta appunto hai deciso di fare un modulare. Da cosa è nata questa idea? Ma semplicemente me l'hanno proposto, mi hanno chiesto ma non hai mai fatto un modulare, come mai? E io ho detto non ci ho mai provato, e allora ho colto un po' la proposta come una sfida, allora ho detto proviamoci e questo è stato il risultato. E direi sono abbastanza soddisfatto per essere il primo tentativo, ecco. Poi non so se ce ne saranno altri, però vedremo. Ma senti un po', Luca, ma questo è un progetto di cui puoi dare qualche istruzione per caso? Cioè, nel senso, è fine a se stesso, è solo tuo? Perché, diciamo, io ho avuto la fortuna di avere per le mani tutto il progetto e sarebbe interessante vederlo magari in qualche esposizione. Allora, io l'avevo pubblicato su Instagram qualche giorno fa, ma giusto per farlo un po' vedere a chi mi segue.
poi ho visto che un po' di persone mi hanno chiesto appunto le istruzioni, allora giusto oggi le ho pubblicate su Mox Market e anche su Rebrickable, quindi per chi volesse sono disponibili le istruzioni e via. Perfetto, ottimo. Io ho visto, diciamo, questa cosa qua è nata un po', l'ho vista perché stavo cercando di far partire una cosa molto interessante, ma c'ho un attimo di difficoltà, che credo che sia il Molborani, caro mio Roby, e c'ho qualche problema con la parte logistica, però se riusciamo a far partire anche questo, ho una bellissima costruzione da zero di questo set che mi piacerebbe far vedere a tutto il resto. Vediamo un po', ma ovviamente sembra che nessuno mi voglia bene lassù e quindi non ve la farò vedere. Perfetto, allora niente, scusate, falso allarme. Jonathan, prego. Sì, no, la mia domanda era, ora una domanda invece è, tu generalmente come arrivi a realizzare una mock di quelle che hai realizzato, ecco, di quelle che proprio hai costruito? Parti appunto da un progetto o parti direttamente da un progetto digitale, oppure inizi subito a costruire a mattoncini? Ma più progetto grande. Tu generalmente come arrivi a realizzare? Sì, arrivo facendo, diciamo, prima di tutto una raccolta foto della mock che voglio realizzare, quindi tutti i vari dati, quindi le dimensioni, le proporzioni, eccetera, eccetera. Dopodiché, quando ho un po' in mente, diciamo, in testa il progetto, parto con la progettazione al computer. Quindi io uso Lego Digital Design, perché l'ho sempre usato e mi trovo meglio. E poi, appunto, la progettazione al computer ti dà la possibilità di avere sotto mano il numero di mattoncini preciso che ti serve, quindi il modo migliore rimane sempre quello. Poi, una volta ultimato il progetto, come ho già detto, il 70% della mock è finita, poi costruire in realtà è per me fare una seconda copia della mock, diciamo. Infatti io immagino, un'altra domanda appunto era se ti è mai capitato di iniziare a costruire magari qualcosa che hai progettato in digitale e poi da dover magari stravolgere il progetto perché magari sul digitale non si ha forse la percezione magari della solidità, ecco, di problemi simili, no? Ti è mai capitato, no, appunto di dover... No, non è mai successo. Diciamo per che fortuna, avevo per ora no. Abbastanza esperienza nella costruzione reale del Lego, so capire più o meno occhio se la struttura è stabile o meno. Poi ovvio, qualche piccolo difetto di stabilità l'ho riscontrato poi dopo, però cose risolvibili con l'aggiunta di qualche brick e via. Quindi, per fortuna non ho mai avuto grossi problemi. Bene, vediamo, stiamo vedendo adesso la che era anche presente al Pisa Brick Art, che è la cappella del Cornaro, se non sbaglio, giusto? Sì. Giusto, giusto. Cosa ci puoi dire? Dacci due specifiche, quanti pezzi ha, quanto ci è voluto per progettarla, perché ha un sacco di dettagli, ecco, insomma, cioè, la scultura è, immagino non sia stato semplice. No, è stata molto, molto complessa, forse l'opera più complessa che abbia mai fatto, nonostante sia anche una delle più piccole. Sono comunque 10.000 pezzi, però compressi in 40 cm per 20, quindi sono tantissimi, tantissimi plate. La parte più difficile è stata in assoluto proprio dove c'è la statua, tutto quell'involucro in cui è contenuta la statua, è stato veramente complesso. E anche il posizionamento poi della statua e di tutti quei, diciamo, raggi che ci sono dietro la statua. Mm-hmm. Poi diciamo che la progettazione è durata una settimana circa,
perché l'ispirazione era molto forte. Avevo trovato questa immagine su internet, che era perfetta, e ho preso quella e l'ho copiata pari pari, ecco. E invece della tua mock, diciamo, quella più recente che abbiamo visto, di quelle di grandi dimensioni, abbiamo visto la Basilica di San Vitale di Ravenna. Dacci anche due informazioni di quella lì, come siamo arrivati alla realizzazione di quella. Questa è tutta un'altra storia, nel senso che la progettazione di San Vitale è durata 3 mesi, per un totale di circa 400 ore davanti al computer, calcolo fatto a spanne. E quella è stata molto più complicata, perché ha una forma che all'occhio è semplice, ma poi rappresentarla in Lego è veramente complessa, perché come sapete molti di voi, fare le linee diagonali con il Lego è davvero difficile, e poi dare anche un aspetto estetico che sia piacevole all'occhio, Ma ecco, è per non molto parlare difficile. poi, Luca, della parte interna che è curata a livello maniacale con tutta, diciamo, la presentazione di tutti i vari mosaici che sono all'interno. Sì, quella è stata la sfida più difficile, sicuramente, perché d'altronde San Vitale è famoso in tutto il mondo proprio per i mosaici, quindi fare San Vitale senza i mosaici era come non farla, quindi è stata una scelta obbligatoria. Nel farla ovviamente non, ho dovuto rispettare i limiti che ci dà il mattoncino Lego, quindi usando i tile uno per uno, l'effetto finale comunque è stato ottimo, direi. Cioè, penso che più di così non potrei fare. Bene, 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 bene. Noi, cioè, adesso ti ringraziamo Luca per le tue mock, per i tuoi lavori, ecco, appunto, e per la tua presenza. Adesso passo la voce al prossimo ospite, al prossimo presentatore, ecco. Vediamo, ci siamo con Fabio. Sì, scusate, ringrazio ancora Luca per la presenza. Luca, ci sentiamo appena finita questa cosa. Grazie ancora per essere stato con noi. Grazie a voi. Ok? Ciao a Ah, tutti. scusate, 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 mi sono dimenticato di una cosa fondamentale che ci sta. Luca in questi giorni ha fatto anche un'intervista insieme a Mirko di Bricks Lab, che vi invito molto ad andare a vedere, cui appunto ci siamo già, diciamo, abbiamo già presentato un video di Bricks Lab la volta scorsa per l'intervista di Abramo. Adesso vi presentiamo un altro episodio, ecco, di Bricks Lab Caffè con appunto Luca Petraglia. Ecco, Fabio, che ci mette anche il link Benvenuti a una nella nuova puntata chat. di E Bricks Lab adesso poi Caffè. passo Ciao. la parola al prossimo ospite. Ciao Grazie, Luca. Mirko. Perfetto, bene ragazzi. Allora, scusate qualche piccolo inceppo, d'altronde è un mondo così, è un mondo difficile, ma intanto grazie a Jonathan e purtroppo a Fabio, Luca ma che inceppo e voce del verbo? inceppare. E qual è il trapassato remoto? Inceppai e quindi quindi diciamo salutiamo Mirko che so che è presente, che ci sta guardando. Ciao Mirko, poi alla prossima occasione magari facciamo anche due parole invece che sentirti Ospite di Brixa. solo e sempre diciamo in video. E Roby, cosa ne pensi Ma vedo che Robby c'ha del pelo in mano. allora mi devo preoccupare? E cosa ne pensi di Luca? Perché comunque io credo che due parole su uno degli artisti più, diciamo, via, senza falsa modestia, più bravi d'Italia ci vogliono, anche da chi ama lo Star Wars come noi, no? Vabbè, dai, con 30.000 lo facevo, con 30.000 lire lo facevo meglio, però. No, secondo me Luca è un alieno. Io provo un'ammirazione incredibile per chi fa mock, proprio
per tutti. Provo un'ammirazione perché da appassionato Lego capisco cosa significa, voi lo sapete meglio di me, per cui è un titano, è uno degli artisti che stimo di più, perché ci mette una cura nel dettaglio, è ostinatissimo, 400 ore davanti al computer, manco se mi pagano dei milioni ci metto io per fare una roba del genere. Non sono in Solo grado, cioè una YouPorn. roba. Ma no, neanche quello, ma figurati, è già troppo complicato andare a cercare le patate che ti interessano. È complicatissimo. Per cui, no, Luca è strabravo. Poi il mausoleo, insomma, non il mausoleo, perdonatemi, San Vitale, insomma, fa parte della mia città. Per cui, quando l'ho visto, sono rimasto assolutamente sbattezzato. È un grandissimo, massima stima per Luca, massima. Ma guarda, ma le foto non rendono giustizia. Diciamo, effettivamente la parte interna con tutto il mosaico è veramente degna di una piccola Sì. opera d'arte, guarda. E poi l'ha pensata bene, Assolutamente. tutto illuminato, fatto, diciamo, decisamente una bella cosa. Ti ringrazio per il tuo punto di vista che è sempre gradito e passo, diciamo, a presentare un'altra piccola mock, anche qui in dimensione, perché più o meno è circa 3 metri, del nostro amico Francesco. Ciao France! Ciao! Ciao, come va? Bene, Tutto bene. mi fa piacere, vedo che ti sei vestito dei colori, dei nostri colori. Mi fa piacere che tu abbia accettato questo invito e diciamo quindi che la tua mock è una delle mock più grandi che penso abbia fatto uno dei ragazzi del LUG, perché così grande non nessuno l'ha fatta. E quindi do la parola a Luigi che sicuramente ha grande piacere di spiegarti un po' e di spiegare un po' di cosa si tratta. Nel frattempo io faccio un po' di regia e faccio vedere un po' le foto delle tue mock. Ok, Luigi? Lu, ci sei? Ciao Francesco, buona serata. Grazie per essere dei nostri. Ci tenevamo a farti intervenire anche perché nell'anno, diciamo, appena concluso, l'anno scorso, sei stato uno di quelli che ha terminato, anzi, che ha terminato una delle mock più grandi che si sono mai viste al PBA, prodotte diciamo, da uno del nostro LUG. Quindi era Tra importante l'altro, vedere anche un po' il tuo punto di spoilerata vista. prima. Come? Che fra l'altro, spoilerata prima della presentazione. Esatto, perché un po' di sano spoiler per aumentare l'hype ci vuole. Raccontaci un po' della mock. Vabbè, tutto diciamo è cominciato già qualche anno prima perché se vi ricordate, mesi feci una delle Cinque Terre. Bernazza. E quindi però ecco, volevo appunto fare qualcosa che facesse parte della mia città e facesse parte anche di quello che mi piace di più fare, cioè dei treni, diciamo, di queste cose qui che Perché sono. ricordiamolo che te vieni anche da un passato, un trascorso di appassionato modellista del mondo ferroviario. Sì. Infatti questo secondo Esattamente. me E si quindi. vede tanto anche nei dettagli che hai messo, no? Che sono tipici da quel tipo di modellismo. Ma a parte il fatto che, ecco, io mi sono sempre detto che se la facevo più piccola, certamente non ci dovevo mettere tutti questi dettagli. Cioè, tutti mi hanno sempre detto, infatti, questo, che se. Con la grandezza che è, bisognava che fosse così dettagliata. Infatti, poi è aperta, si può aprire i muri per vedere dentro i vari uffici, il bar, McDonald's e tutto il resto. Ecco. Quindi mi sembrava più che si doveva fare così, insomma, ecco, altrimenti non rendeva quello che ha reso effettivamente. Ricordaci un po' quanto tempo ci hai messo dalla prima idea appunto Allora, fino al Pisa io Brickart. ci ho messo circa 2 anni e mezzo, 3, perché naturalmente facendo un lavoro che non mi dà modo di star dietro, perché lavorando nel ristorante sapete che
sono molto ho minor tempo di tante altre persone, via, ecco. Quindi l'ho dovuto, diciamo, c'è molto meno tempo di Stas, via, quello poco ma sicuro. Ciao Stas. Ciao Stas. E quindi è questo, però ecco, mi sono reso conto che appunto da quello che ne veniva fuori, perché all'inizio ho fatto un po' diciamo un progetto su LDD, e poi dopo ho visto e considerato quanto ne veniva fuori, perché con il primo pezzo centrale che era fatto costituito da due basi da 48x48 veniva fuori più di 14.000 pezzi. Ho detto addio, qui è veramente un casino. Infatti poi tra la stazione, il corpo stazione, tutti gli arredamenti dentro e la piazza, ho fuori un totale circa, ti dico circa perché non sono sicuro, di 250.000 pezzi. Un quarto di milione, dai. Appunto. Cioè, poi... lasciamo perdere quanto mi è costata, ma questo quello è come l'età delle donne, non si chiede mai, non si chiede mai. Esatto. Solo a Fabio si chiede. Bravo. Solo a Fabio si chiede, esatto. Bene, senti, una curiosità che mi viene sempre in mente quando vedo questi lavori veramente invidiabili e mastodontici, no? L'asticella in questi casi è a livelli veramente impossibili, quindi io quello che veramente mi chiedo, ma quando uno riesce a realizzare un'opera del genere, no? Poi dopo che asticella si pone? Cioè, qual è l'ambizione che ti viene dopo che hai fatto una roba del genere? Dice, ora cosa faccio? Perché è grande, non so se ha senso o è fattibile, ecco, quindi cos'è che ti spinge oltre ora? L'evoluzione, praticamente portare la stazione di Pisa nel 2070, quindi nel futuro. Ho capito. Quindi ci sarà sotto una stazione della metropolitana e quindi con appunto il treno diciamo la metropolitana che passa con la stazione e con tutto il resto. Bello, mi sembrava veramente un'idea molto interessante. Siamo in Italia, quindi 2070, sì, 50 anni per gli scavi ci può essere, sì, ci può essere. No, non sarà sicuramente così, però speriamo che sia, diciamo, via. Visto i rallentamenti che siamo abituati in Italia. Appunto. Quindi è questo. Comunque, ci prova. Più o meno fa una cosa un po' abbastanza strana, diciamo, via. Ok. E invece come lavori paralleli, al di là appunto di questo progetto che è ambizioso e anche abbastanza impegnativo nel tempo, stai facendo qualcos'altro così per passare il tempo, qualcosa di più piccolo? Ascolta, io questo periodo, diciamo, di coronavirus... mi sono messo intanto a fare questa, che praticamente è nell'ambito del mio lavoro, perché praticamente la mia cucina ideale con praticamente con tutto dentro che ci può essere, e questo è uno delle, diciamo, delle mocche che ho fatto. E poi ho fatto un rendering su studio di un gioco che qui in Italia non è conosciuto, che si chiama il Bar Skittles, e praticamente sarebbe un gioco con birilli e con una sfera che viene tenuta da un filo e da un bastone e che viene lanciata su questi birilli. È un gioco tipico dei pub inglesi, ecco, io l'ho visto quando lavoravo su a Londra. Quindi poi ultimamente l'ho rivista in televisione, ho detto guarda, sarebbe molto simpatico di farla una cosa del genere, sicché ho fatto un rendering. E quindi poi mi sono messo a studiare su alcune cose e ho riscoperto diciamo altri giochi che andavano nel passato, come anche Forza 4, perché sarebbe una cosa molto carina fare
costruire questi giochi per poi giocarci, perché il divertimento è proprio quello, cioè anche magari mettersi lì, costruire Forza 4 e poi mettersi lì a giocare e fare le partite. Mi sembra che l'impegno per questa cosa ce ne sia tanto, quindi non ci resta che aspettare i prossimi Pizza Brick Art, quelli magari reali e quelli veri, o se no un'altra bella diretta come questa. Ma ti volevo chiedere una cosa, no? Una domanda, scusa, Francesco, una domanda velocissima che mi incuriosisce molto. A te hai cominciato a sviluppare con LDD, però poi ora hai detto che il giochino inglese l'hai fatto con Studio, quindi hai fatto il salto di piattaforma? Sì, mi son trovato meglio, perché siccome LDD nel mio computer non so come mai non mi dà i mattoncini che mi servono, probabilmente è un problema di piattaforma, ma di computer. Invece Studio mi dà tutta questa... alla fine tutti i mattoncini, mi dice come montarli e tutto il resto, insomma. Mi sembra, perlomeno per me, mi sembra meglio. Ottimo, ottimo. E poi l'ultima cosa, poi ti saluto, ero incuriosito, no? Sul discorso della stazione, della proporzione, della futuribile e soprattutto di LDD e di Studio, come se fosse Antani. Cosa ne pensavi di Fabio? Scusa, non mi ha capito. Te lo ripeto, no? Perché la stazione, no? 250.000 pezzi, un quarto di milione di pezzi, come se fossi futuribile sotto con la metropolitana e l'X-Wing che atterra sul portale. Io ti volevo chiedere, cosa ne pensi di Fabio? Ah, di Fabio? E di Fabio Big Boss? Bravo. La risposta più diplomatica che ci possa essere. Fabio, no, Big che Boss. Poi fra l'altro io avevo... cercato dei filmati per farci una canzoncina, sarebbe stata molto ganza, però una non ci sono riuscito. Del famoso bengalese Big Boss e Big Boss e Big Boss. Potrebbe essere un'idea. Ok, bene. Ciao Francesco, grazie per essere stato con noi. Vai, passo la parola. Vado io? Matteo. Vai. Allora, per questo nuovo ospite, diciamo, sono abbastanza emozionato, perché è una persona che ho molto a cuore e che c'è e non c'è nel nostro Lug, diciamo, è sempre è una presenza. E abbiamo voluto fare le cose in grande, quindi abbiamo smosso addirittura i piani alti per poter avere questa personalità qui all'interno di questo live. Ma quanto ci è costata? Quello bisogna sentire Jonathan. Okay. Penso che però sia un bel po' di soldi. No, è più un costo spirituale. Comunque, Matteo, vedo che comunque ti sta veramente piacendo questo nuovo percorso del Lug, sempre di più, eh? Vedo proprio che stai abbandonando il tuo set, la tua tematica preferita, quella City del... Sì, infatti, no, è l'ultima volta, poi mai più. E comunque, purtroppo, è un personaggio che viene da una galassia lontana, lontana, lontana. Molto lontana. Molto, probabilmente avrete già indovinato. Ed è il nostro santo protettore, Giampaolo. No! Ah! Non è detto. Preghiamo. Eccolo. Veste differente questa sera almeno. No, quell'immagine la conosco. Salve a tutti. Fantastico. Come va? Ciao Giampaolo. Buonasera Giampaolo. Abbiamo fatto anche la grafica dedicata, vorrei notare, poi te la mando in privato. Bellissimo, grazie, complimenti. No, ti vedo proprio nei tuoi cenci, come si dice da queste parti, eh? In forma. No, perché voi prolungate i dialoghi e corsi, che qui sono 700 gradi. Ma perché non c'è l'aria condizionata? Sì, ma si è guastata. Ah, ok. Niente, quindi dalla regia mi dicono che quello è un clone. Sì.
ovvero i cosiddetti buoni. Ah, aspetta, aspetta, che... Roby sta dicendo qualcosa, dicevi? Aggiungerei che è assolutamente coerente con l'occasione perché è un clone fase 1, giusto? Grande, sì, corretto, ovviamente. Beh, su queste cose per il cui... Giappone si eccita, ve lo dico. 4 maggio, 4 maggio dovrei metterti un altro casco, bella cagata. Ok, quindi è un clone e quindi vedo che ti sei già preparato all'apocalisse zone. Le scorte le hai fatte? Assolutamente sì. Già preparato, andato via l'audio? All'apocalisse zombie. Ah, sì. Certo, guarda, sono già pronto anche in caso di problemi. Se andasse male, e bisogna essere okay. Più al band di questi tempi. E quindi hai già dato fondo alla tua scorta di ABS o hai ancora qualcosa da poter sfruttare per la fase 2? C'è sempre una scorta. Sempre essere previdenti. Sempre una scorta e immagino che la povera Eleonora è del tutto priva di una linea Friends o Disney Princess, qualcosa di colorato, di rosa, di... No, Eleonora è felice. Guarda, ti faccio una preview del set... Vedremo domani, guarda, faccio il post da bambina. Vedi, aspetta, guarda questo. A proposito di A-Wing, ce l'avevo lì nella cosa. È un raro set con due navicelle, così una la monta lei, una la monto io, per la sua gioia. Scelta da lei, sicuramente. Questo set è un set voluto. Cioè, in ogni negozio entriamo e dice quello. Ricordiamo che Eleonora è sotto controllo degli assistenti sociali perché non ha una bambola che sia Star Wars e quindi se volete fare una donazione per Eleonora ci sarà un IBAN poi in chat per poter aiutarla a giocare. Bravo. Con la bambina. Bravo, c'è anche l'alternativa quando, se vuoi già c'è anche Batman, ci mancherebbe. Ah già, giustamente. Infatti. Ma io volevo chiedere al signor clone cosa ne pensa della gunship che dalla regia, che è Jonathan ovviamente, perché io non ne so nulla di set Star Wars, mi dicono essere la nave di Obi-Wan con Yoda e non so dove vadano. Ho sbagliato io, non lo so. Comunque Va bene, Matteo, ti voglio bene a prescindere. Sto prendendo una sincope. A prescindere. Ce n'è uno. Questa due. Ok. Sì, va bene. Quindi sulla gunship cosa? Della gunship Lego, che però non penso di aver sbagliato sul fatto che è un set comunque votato dalla comunità Apple. E cosa ne pensi? Se l'hai già preso o meno o se lo prenderai? Ma te continui a dire gunship, ma penso che tu intra la wing, perché la gunship anche secondo me, anche sì. Per questo che ti voglio bene. Però speriamo un po' nella gunship. Io allora chiedo aiuto a Jonathan, perché è Jonathan che mi ha colpo la vocale là. Te stai parlando di No. Io compro Vittoria. Starfighter. Lo Starfighter. Allora, della wing ne penso che a me piace molto. Non ho ancora ben capito la scala, se è come... No, la scala non esiste. Speeder, o se è random come sempre. È 40 centimetri abbondanti, è bello grande. 42. Sì, però comunque è bello, mi piace. Molto cicciolosa, tondeggiante. Tra l'altro c'ha un che, a molti pezzi lisci. Vi ricordate l'Aerial Shuttle UCS? Com'era bello liscio, com'era... Si vedeva sempre il riferimento al Lego, ma... E quindi mi piace un po' per quello, perché ha pochissimi pezzettini in vista, è molto ben rifinita. Quindi sì, la prenderò, non ancora, perché aspetto sempre che il mio negozio di fiducia. Ok. Specialmente in questi tempi. Penso di aver trovato, è questa che io intendevo, non so se si chiama gunship o meno. Quella Republic gunship. La gunship, io sì. Vabbè, ho ridotto. Scusate, non ho detto Republic, è vero. Cioè, scusami. Con Giampaolo e Roby non potevo dire. Comunque, io intendevo quella nave lì. Immagino già Benedetta frustata in una. Benedetta sta disegnando. Vai, prego, Roby. Prego, Roby. Sì, ma quella nave lì è del 2014, però. quella che.
quella che intendi tu non si sa neanche quando uscirà. Sì, esatto. Ok, vabbè, io intendevo quella che era stata votata, comunque, per parlare anche di esatto, votazione. Comunque, ho googlato, come potete vedere, velocemente per sostenere la mia tesi. Comunque, io spero che Gunship esca, perché a me piaceva. Hai votato quella, Giampaolo? No, hai votato la Nebulon, vero? La Nebulon hai votato, vero? Tutti chi ha votato la Gunship? Nessuno. Io ho votato la Nebulon. Quindi noi, praticamente tutti gli italiani hanno votato la Nebulon, però qualcuno ha deciso di fare... forse in America, tra stravotato la Gunship, che era già la terza. Sono molto curioso di vedere che dimensioni avrà, perché era già grandi le due uscite, per cui sarà un metro, cosa sarà? Vabbè, lasciamo perdere. Sembrava un errore, ma in realtà ho tirato fuori un argomento che poteva essere interessante. Guarda, ne abbiamo già parlato ampiamente e Roby ne ha discusso per un paio d'ore con Simone sul canale loro, su Bricknauts, quindi diciamo che c'è stato un po' fra noi, e ora ti ci metto anche te, caro Matteo, fra noi appassionati di Star Wars, anche te queste certe cose dovresti saperle. Quindi sei caduto in questa trappola, quindi ti devi per forza di informare, e quindi ti invito a frequentare di più gli Star Warsiani e capire un attimo le varie differenze. Infatti, a proposito di Star Wars, volevo chiedere a Giampaolo: il suo prossimo cosplay sarà Batman in versione Twilight. Stavo cercando i glitter giusti, però, perché è importante l'effetto luminoso. Dai, che sarà bello, Orsù, dai. Io ho notato una bella differenza nei tuoi commenti su Facebook. Da prima ce l'ho con la mascherina perché c'ha le guarda protezioni. Guarda, Ciccio, che te mi hai dato 10 minuti, ma io vorrei stare ora a parlare di queste boiate. Ergo, in realtà, no, io ero titubante su alcuni aspetti, perché da grande fan di Batman di sempre, alcune cose di primo così impatto mi sono piaciute. Altre via, ragazzi, ciao, tutto bene. Perché le cuciture a vista sul cappuccio mi hanno fatto un po' così. Però poi se quelle cose che rivedi dici, ma chissà, però dal vivo com'è, come non è. Ho visto anche altre immagini belle, secondo me esteticamente non è la mia versione preferita. Ok, e versione della suite preferita, della tua suite preferita? Di Batman? Ovvio. Vabbè, messa in un contesto cinematografico, messa in un contesto estetico, quello di Snyder, perché è più fumettistico di tutti. Snyder, Dawn of Justice, Justice League purtroppo il buon Ben non era molto in forma, sembrava gomma più, ma Justice League, però in versione Dawn of Justice è veramente rude. Aspetta, dato che ci sono, scusate, ora visto che siamo un tema, ma dimenticavo che c'ho una delle mie più grosse spie mi ha appena mandato un leak che è, ora scusate, un leak, un vero, una nuova, purtroppo non è un leak, è una cosa purtroppo negativa, scusatemi, non avevo letto correttamente, ma è una cosa piuttosto brutta, che quest'anno non ci saranno i 7 Lego esclusivi all'SDCC. Sì! Sì! Scusate. Quindi nessun tipo di esclusiva, anche perché no, perché non c'è la San Diego Comic Con, esatto, quando è arrivata al 2021. Aspettiamo che annullino la celebration e poi faccio festa. Sì. Quindi è stata annullata? La celebration no, non si sa nulla. Ma non rimarranno gli eventi fino agli assembramenti in America per il 2021? No? No. Può darsi, ma sarà questione di giorni. È perché è abbastanza in là. Quest'anno era d'agosto, adesso pian piano arriveranno. Così si parla, siamo tra amici, era un collegamento simile a questo che giorno fa con altri amici di altri gruppi Star Warsiani, qualcuno in diretta mentre era lì ha tirato una frase particolarmente colorita, perché aveva appena sentito che aveva già fatto il biglietto e tutto per l'estate e ha detto però magari non è ufficiale. Sì, infatti ha detto ma non ha annullato la selezione, no, che laggiù avessero rimandato gli eventi fino al
un assemblamento di persone e quindi di conseguenza, però ripeto, collegamento di due giorni fa così è inevitabile, è solo questione di tempo. Vabbè, sempre sulla scia di questo argomento Star Warsiano, direi che possiamo concludere con la domanda più importante della serata, ovvero Giampaolo, visto che te lo conosci molto bene, vogliamo un commento. Quanto tempo ho? Scusa. È un po'... No, scusa, me lo fai rivedere, Robby. Ho visto una cosa che mi ha un po' storto gli occhi. Guarda come è depista. No. Fabio, mettilo in... No, fa vedere. Spettacolo. Oh, cazzozza. Questi purtroppo sono con queste cose qui, vado pazzo. Infatti sono contento che non ci siano, perché quest'anno mi evito questo patema di... Già devo comprare ancora l'elmo, il busto del Sith Trooper. Ah, io quello ce l'ho, me lo sono fatto prima. Fagliele vedere, vai. Sì. No, è vero, sì, quello comunque, ce l'ho. No, dai, due parole giusto sul fatto. No, vabbè, vabbè, non posso essere rete così sui social, anche però... Fascia protetta. Eclettico. Eclettico, questo è nuovo. Okay. È nuovo e ci lascia con uno spunto di riflessione molto interessante. Sì, Pablo stava andando a googlare ora, Fabio, però... Sì, difatti l'ho appena cercato perché avevo un attimo delle difficoltà. D'altronde, sai, quando uno dotto come te mi parla di queste cose, eclettico. Un po' come quando vide Avengers, Thanos disse ineluttabile. Esatto. Ecco. Andava bene anche quello di Robby, sinceramente, l'ho sentito prima. Patacche. Eclettico. Grazie Giampa di essere... Grazie a voi ragazzi. Benvenuto e di esserti travestito, come dico io. Ma lui è Ciao, sempre Giampaolo. Travestito. È sempre travestito, eh. Adesso cambi travestimento. Con quell'ottimo cosplay, sai come si diverte. Quello è limitato, eh. Ora cambia capelli come nei Playmobil. È buono che senza parrucchiere sono in crisi, sembra Obi-Wan episodio 2. Guarda. Anch'io. Vai, grazie Giampa, passo ragazzi. La parola. Grazie a voi. Ciao. Al caro Luigi. Bene. Cos'è? Fabio, mi si vede? Sì, ti si vede, non ti preoccupare. Questo è very vintage, eh. L'abbiamo preso a Berlino, Giulia? Allora, grazie per la parola. Sono un po' emozionato perché debbo presentare una figura di grande spicco per l'Orange Team, ma anche per altri gruppi che non vi dico perché sennò vi spoilerò, così ve la tiro un po' per le lunghe. Una persona che ci tenevo tanto che ci fosse, tra l'altro so che non è nemmeno in questo momento con la sua connessione, quindi si è dovuto veramente un pochino arrangiare per fare in modo di poter essere qui con noi, e quindi che è con estremo piacere che presento Mister Davide, detto il Micio. Ciao Davide, buonasera. Non ti sentiamo Davide. Buonasera a tutti quanti. Buonasera il nostro quanti. Commander. Ah, ti sei tagliato capelli, bravo, compliment. Una bella rasatina. Capelli, barba, ho fatto una pulizia, ho passato il decespugliatore. Bene. Mi sentite? Sì. Chiaro. Come stai, Davide? Non ho una connessione ottimista perché non sono, come detto te, sono dal cellulare e non ho a casa mia, quindi prende e non prende. Sto provando a vedere quale sarà la luce. Come Sentite? Va? Come va? Bene. Stasera sono in trasferta. Sono in trasferta perché sono per lavoro fuori, quindi sono in trasferta. Ottimo. Ecco perché sono qua. Ok. E buonasera a tutti quanti. Ho seguito tutta la diretta. Mi dispiace se mi avete visto cenare, ma stavo cenando. Quindi scusatemi. Non c'è problema. Mi si vede? Sì. Sì, si vede un po' scuro, ma ti si vede. Bravo, così è perfetto.
Volevo fare una domanda su un tema che mi ha molto incuriosito e sul quale ci siamo già anche un po' confrontati sulle nostre chat, no? In questo periodo in particolar modo ho visto che ti sei concentrato molto molto sullo studio e sullo studio anche insomma della tecnica Mills. E hai fatto diversi esperimenti, tra l'altro uno è stato bello vederlo anche in modo progressivo, no? Di tutti i tentativi e di tutti i vari step che hai fatto per arrivare secondo me poi a una soluzione finale secondo me molto molto interessante. Quindi volevo sapere se ci raccontavi un po' questo tuo spunto di come mai ti è venuta questa ispirazione e che tipo di soddisfazione ti ha dato fare quel tipo di lavoro lì. Beh, devo dire che circa quando è stato che è stata presentata questa tecnica, un annetto e mezzo fa, se ne parlò forse in qualche riunione, mi sembra, se non mi sbaglio, e mi interessò subito perché io adoro gli orami cittadini e non solo, perché questo qui che sto facendo adesso è un progetto che a lungo termine, non so quanto, perché comunque va a basare risorse, però è un progetto a lungo termine per fare un castello medievale modulare fatto su base Mills. E sono partito studiando, appunto, detto va, sfruttiamo studio, uno perché è un programma che non conoscevo, ho detto proviamo, finalmente c'avevo un qualcosa con cui studiarci, ho detto va, perché no, proviamo a fare una base Mills seguendo appunto le regole della tecnica, che nei primi tentativi mi ero scordato, perché poi quando mi hai ricordato, guarda che il fiume sarebbe meglio farlo meno uno, e effettivamente poi è venuto bene, quando ho dietro il tuo consiglio effettivamente è venuto molto meglio. Senti, scusa Micio, ma so che Roby alle 11 ci avrebbe lasciato, quindi ne approfitto per Roby. E ti ringrazio a nome Roby, è un piacere, grazie davvero, è sempre un piacere avere a che fare con voi raga, bravi, grazie, grazie di tutto, ciao ragazzi, buonanotte, a prestissimo, ciao a presto, grazie ancora, ciao. Insomma, vabbè, dicevamo che no, nel frattempo è arrivato mio fratello che mi stava facendo una cosa, comunque se vogliamo, e dicevo che insomma questo progetto sarà un progetto a lungo termine appunto e sarà tutto fatto su basi Mills, e nel frattempo l'altra settimana che ho fatto la curva a casa non ho avuto il tempo di esportarlo, di fare il rendering, anche ho fatto anche la parte dritta del fiume. E poi oltretutto secondo me sono basi generiche che possono essere studiate, utilizzate per qualunque ambientazione, perché comunque tanto la base l'ho fatta un po' pesante, ma quei pezzi ho messo usando studio i pezzi che avevo. Ho trovato anche delle funzioni interessanti che non conoscevo di studio, perché non lo conoscevo fino alla settimana scorsa, insomma, mi piace. Preferisco il feedback tattile dei mattoncini, questo è. Costruire con mattoncini è sempre bello, però devo ammettere che quando incominci a conoscere un po' dell'esistenza di un po' di pezzi, le palette di studio ti permettono di dire ok, tiriamo fuori dei pezzi interessanti per poter fare quello che c'è da fare, soprattutto per vedere come potrebbe venire una cosa senza smonta, rimonta. Esatto, infatti pensavo proprio a quello io, tutte le prove che hai fatto sulla curva del fiume, sì. Secondo me alla fine in termini di tempo fai prima a fare la simulazione con studio, no? Dell'abbassamento del livello piuttosto che metterti lì e smonta e rimonta mille volte i mattoncini. Poi ho avuto anche una buona dritta, ahimè mi tocca dirlo purtroppo, non so se è connesso perché non lo vedo, ma comunque ho avuto una buona dritta dal piccolo Ghera allo stacchiotto peloso Ghera, che mi ha dato una buona dritta anche per l'utilizzo dei tile light blue trans, e per fare appunto il livello, perché sennò rimanevano dei buchi, e per le prove che avevo fatto rimanevano sempre dei buchi, non riuscivo mai a coprire tutta la distanza del fiume, e ho scoperto effettivamente che poi ci sono dei pezzi che dici vabbè, metti il pezzo e lo colori, sì, con studio lo fai, ma poi il pezzo non esiste, e quindi mi sono trovato a dire ah caspita, ma questo pezzo non c'è, e allora mi è toccato studiarmi poi tutte le palette dei pezzi. C'è una funzione su studio oltretutto comoda che, vabbè, insomma, che ti fa vedere i pezzi che esistono in base al colore che selezioni, vabbè, l'ho scoperto, è bellino.
Sulle palette, se ti selezioni il colore e poi c'è scritto hide, non disponibile, una cosa del genere, ti danno, se ti metti il colore tan, ti dà tutti i colori, tutti i pezzi in colore tan. Così, una dritta, e se qualcuno lo sapeva, magari può far comodo. Prima, perché almeno non metti pezzi che poi non esistono. Niente, poi certo. Comunque crescerà, quindi poi vi renderò partecipi del progetto. Ottimo. È che lavorando mi ci metto il fine settimana, il mio relax il fine settimana. Ci mancherebbe. Quando non monto set, monto, faccio studio. Tutto lì. Bene. Grazie di avermi intervistato. Che sono no, contento. Ci mancherebbe. Ora ti volevo fare invece una domanda su BrickLink. Ti volevo chiedere, su BrickLink, non so se te ci hai mai smanettato nelle categorie nascoste, soprattutto in basso a sinistra, che c'è quel link piccolino giallo, che ogni tanto lampeggia, poi è una beta, quindi ogni tanto c'è, ogni tanto non c'è. Che praticamente te, se lo interfacci con Studio, con il database Oracle, quando ci clicchi viene scritto, ma cosa ne pensi di Fabio? Fabio, se no, guarda, devo dire che se non fosse stato per lui io non sarei qui. Quindi non so se è un bene o un male ancora, questo devo capirlo. Però se non fossi stato per lui e tutto il baccagliamento che mi ha fatto, quindi Fabio, amore, Fabio è un po' ineluttabile. Ci vuole una parola, no? Ci voleva la parola, giusta, hai ragione. Che tanto è stata la parola più cercata su Google dopo la prima visione di Avengers. No, penso che resilienza sia stata una delle parole più cercate negli ultimi anni. Allora, penso allora, grazie per le tue parole. Io ricordo che sul nostro forum, indovinate un po' che cosa c'è? C'è il nostro amato Mills e tutte le varie che cosa è la tecnologia che sta alla base. La procedura che sta alla base e tutto quello che diciamo sta facendo Micio lo potete trovare qua e quindi potete anche capire di cosa stiamo parlando, quindi fate un salto sul forum e dategli una letturina. Da-dan. Grazie per l'ineluttabile. Di niente, vi saluto e vi do la buonasera che mi sconnetto perché sono ospite, quindi è giusto che stia anche con gli ospiti. Va ciao, bene, Micio, tutti i tuoi e tuo fratello. Ciao, vai. Ciao, ciao, buonanotte, ciao. Ciao. Buonanotte. Ciao, Micio. Bene, a questo punto è venuto il momento, forse uno dei più attesi della serata, momento per il quale io passo la parola al nostro Super Jonathan. Non ti sentiamo, Jonathan. Johnny. Smutati. Scusate. Praticamente abbiamo la votazione per il contest mensile, che questo mese avete partecipato in 10. Ci sono state 10 mock e il tema è stato molto, molto sentito. Ecco. Insomma, le mock presentate sono veramente, veramente interessanti. Tra cui abbiamo anche una in movimento, anche come potete aver visto sul sito, ma andiamo subito ai voti. Ecco, vediamo, aggiorniamo la pagina per i final exit polls e praticamente eccoci qua, facciamo una classifica al terzo posto. Al terzo posto la mock numero 9, che era di Francesca Picchi. Vai, bravissima. La seconda volta che viene in top list. Brava Francesca. Al secondo posto invece abbiamo la mock numero 6 di Gianni. Gianni che ricordiamo stasera non è tra noi. Diciamo non reperibile. E invece ciao Gianni. Al primo posto vince la mock con il numero 1. Il numero 1 era la mock di Andrea Neri, che ha fatto grande Andrea, ha realizzato un cimitero. Lo potete vedere sul sito, ma comunque a breve vedrete anche tutto il resto delle mock.
anche dei concorsi passati. E come al solito adesso vi presento il tema del prossimo contest, che ovviamente Andrea si becca un premio, che per rimanere in tema horror è il set del peschereccio di Hidden Side. Bellissimo. Non so se la regia ci può far vedere il premio, se no pace, immaginatevelo. E... No, io ce l'ho in casa, se volete. No, purtroppo... Andrea, quando ci vedremo fisicamente, Andrea avrà questo set. Ma adesso passiamo al prossimo tema, che sarà la stessa formula di questa qui, quindi sempre le mock presentate sul sito e con votazione poi presentazione del vincitore alla prossima riunione tra circa un mese, ecco, diciamo un mese ogni siamo monthly, giusto, perché facciamo di mese in mese. E il prossimo tema è la fattoria e l'agricoltura. Bello. Qui, un tema che potrebbe spiazzare, ma è appunto: create la vostra bella, il vostro bel campo, la vostra bel fienile, il vostro bel recinto di animali. O... Insomma, il tema appunto è la fattoria. Ricordare un po' i tempi all'aperto, che ci mancano un po', e per essere un po' in tema con la primavera, il tempo e gli animali e stare fuori. Bene, purtroppo. Passo la parola al prossimo. Prego, regia. Prego, regia. La regia adesso è concentrata sul tutti noi, quindi... Adesso volevo farvi vedere, diciamo, il risultato del contest, giustamente, quindi stavo cercando questa cosa qua. E ok, perfetto, le foto non ci sono, quindi non ve le faccio vedere. Quindi vi ringrazio per aver partecipato anche questa volta alla nostra diretta. E il format, l'avete capito, all'incirca un'oretta e mezzo ogni venerdì, o quasi, nei limiti delle possibilità di tutti i ragazzi. Il prossimo incontro, quindi, perfetto, grazie Jonathan, questa è la mock vincitrice. E quindi vi ringrazio ancora per essere stati finora a sentire le nostre chiacchiere. Per chi volesse essere presente, ce lo faccia sapere, vi diamo un po' di spazio, 10 minuti, l'importante è stare insieme, fare due chiacchiere, cercare di divertirci un po', e vediamo un po' di Jonathan, vediamo di un po' passare un po' una serata un po' diversa. E quindi niente, a questo punto direi che ci vediamo il 24. Che ne dite? Sì, io direi di sì. Perfetto, quindi grazie a tutti per aver partecipato, la diretta è finita e vi ringrazio ancora. Grazie a tutti ragazzi. Ciao a tutti, ciao a tutti. Ciao. Buonasera a tutti. Basta, troppo Star Wars, via, basta.